È la notte dei lupi nella prima partita della post-season. L'Avellino incrocia il Foggia, che ha battuto i biancoverdi nell'ultima giornata di campionato alla Zaccheria. La squadra di Gautieri vuole perciò la rivincita contro i rossoneri di Zemar per superare il primo ostacolo nei playoff. Sarà gara secca con due risultati favorevoli all'Avellino, che potrà accontentarsi anche del pareggio in 90 minuti. Questa sera ci sarà la spinta di oltre 6.000 tifosi. Si è ritirato l'entusiasmo proprio alla vigilia del match con il Foggia, che nella storia del calcio biancoverde ha sempre regalato grandi emozioni. Dunque tutti al fianco dell'Avellino, che scenderà in campo con il 3-5-2 e sarà privo di squalificati Aloy e Matera. Gautieri e gli uomini contati al centrocampo, che dovrebbe far leva sul rientrante De Francesco, supportati ai lati da Carriero e dall'ex Kragel. Tito non è stato convocato, a sinistra potrebbe rivedersi Mignanelli, che nella gara di Foggia è stato però sempre in affanno e di conseguenza non è da escludersi un'altra soluzione. Sulla corsia destra ci sarà Ciancio, mentre il terzetto difensivo a protezione di Forte potrebbe essere composto da Silvestri, Dossena e Scogliamiglio. In attacco Maniero si è ristabilito all'infortunio muscolare, ma non è ancora al massimo della condizione. Per il bomber biancoverde si profila perciò un impiego part-time. In partenza potrebbe esserci spazio per Murano e Canutè, chiamati a sfruttare le lacune della difesa del Foggia, i 90 minuti di fuoco, in cui i lupi dovranno assolutamente sbranare i Satanelli.